al sindaco. Sono molto, veramente molto felice. Ce l'avevo con un programma. Ho perfino una qualità di vita all'Università di Padova. Io darei subito la parola alla conferenza. E poi farò un bellissimo saluto, faremo un'introduzione degli speaker e l'addio ai lavori. Un appuntamento a cui serviranno altri appuntamenti. Ogni volta che desidererete recarvi qui da noi saremo veramente onorati e lieti di ospitarvi. Saluto con riconoscenza il presidente Gaetano Chiene, la dottoressa Maria Elisa Amannina e poi anche un saluto speciale a chi di Bassano è, a Giovanni Marcadella, al professor Portato e anche a Gian Domenico Cortese, che anche se non è tecnicamente bassanese, di fatto lo è e aiuta molto in iniziative culturali la nostra amministrazione. Io auguro una buona giornata a tutti, sicuramente sarà una giornata di soddisfazione di alto livello, come insomma sapete lavorare voi, e vi ringrazio davvero per portare questo momento di alta cultura a Brevemente, io vorrei ricordare che l'Accademia Olimpica non è l'Accademia di Vicenza, è l'Accademia della provincia di Vicenza. Noi siamo particolarmente onorati e orgogliosi di essere qui oggi perché Bassano è la più bella e più numerosa cittadina della provincia di Vicenza. Quindi, detto questo, lasciatemi dire, poi ovviamente il contenuto della giornata si svolgerà. Però alcune considerazioni mie personali, è una mia proposta, è quella di ricordare qualcosa. Bene, te lo racconto un minuto soltanto. 8 novembre 1951, i due fratelli che erano qui, a Graziani, sono figli ovviamente a Graziani di Bassano, ricevono la telefonata per me, per suo conducente, per un incidente di una frana, pensate di un po'. Bene, io venivo poi con mio nonno a trovare i miei fratelli e ricordò quella che mi incuriosiva. In particolare c'era un generale che guardava il gatto e portava il mio nome. E poi il viale dei martiri. Ma poi un'altra cosa molto bella, e cioè il nonno mi regalò, era tempo la lettera fotografia che gli aveva mandato la sposa, quando lui nel grappa, diciamo, non dimentichiamo che perché il compagno di grappa era sano, faceva nella prima guerra mondiale, faceva lavorava sulle teleferiche e sentite che cosa gli scrisse, una cosa che mi è rimasta nel cuore. Ti mando la foto dei tuoi figli e ti salutano veramente la tua sposa, appunto i ragazzi, sentite, stai allegro, era in casa. Noi diciamo stai bene, stai allegro, io questa terminologia qui la uso, perché è la più efficace a mio avviso di speranza, infatti poi mi ha parlato il nonno, ecco, però torno ovviamente alla piccola introduzione che ho fatto, voi potete immaginare cosa ha significato, io avevo 4 anni quando l'ho accolto, mio papà, cosa ha significato per la mia famiglia. Io ho il cuore in Bassano. Grazie. Allora, brevissimamente, darei la parola alla dottoressa Elisa Amannina, che è la nostra segretaria generale, già direttore del Museo dei Chieticati di Vicenza,
che è una bella collaboratrice e io sono un bello collaboratore di lei. Siamo una bella coppia. Esatto. E ti prego di introdurre i vari relatori e i contenuti del mondo. Anche una piccolissima notazione personale. Io ricordo questa sala di tempo quando si tenevano le riunioni, si celebravano i successi della mostra di Jacopo Bassano, quindi andiamo molto indietro negli anni. La trovo ora trasformata e accogliente e soprattutto oggi piena, e questo è un grande piacere. Allora, entriamo subito nel merito del nostro lavoro. Allora, la tornata di oggi è una consuetudine, quella dell'Accademia, di organizzare in località diverse della provincia di Vicenza la tornata accademica annuale. Il Covid ha fatto sì che non potessimo celebrare o comunque partecipare a quella dell'anno scorso, quindi un piacere in più, un rinnovato piacere per essere a Bassano. Il sindaco ha ricordato che l'Accademia manca da 15 anni, è vero, bisognerà tenere contatti più frequenti. E poi, ecco, è un'occasione per tornare, da una prospettiva magari diversa, anche a un tema dantesco, perché qui batte il cuore di Ezzelino, ci verrà ricordato, ma batte anche il verso di Dante che ricorda Ezzelino, quindi è perfettamente, è la sorella Cunizza, e quindi siamo perfettamente in loco. E chi ci parlerà di questo aspetto? Ce ne parlerà Giorgio Cracco, che qui è di casa veramente a Bassano, pur ecco, insegnando ormai dall'88 la storia del cristianesimo e delle chiese a Torino, comunque è stato docente di storia medievale a Padova e poi ha lavorato molto con la gente del Piedemonte, proprio sollecitata dalla stessa gente del Piedemonte, sollecitato a indagare su questo grande spirito che aleggia, ecco, che aleggia su queste terre. Doveva esserci un'altra persona qui con noi e forse è l'occasione per ricordarla. Aveva già risposto di sì alla richiesta ed era, dobbiamo dire, Mario Pastore Stocchi. Pensando a questa giornata avevamo immaginato, e avevo un po' come medievista immaginato con una partecipazione particolare, avevo immaginato questo dialogo, questo confronto tra due grandi storici e filologi che hanno affrontato il tema di Dante, di Cunizza e che quindi qui potevano, ecco, duettare, possiamo dire, o comunque colloquiare in tutta amicizia e in punta di fiorezza, in punta di interpretazioni, ma purtroppo non sarà così. Il 7 di giugno Mario Pastore Stocchi è scomparso e qui non possiamo che ricordarlo, anche per la frequentazione che di Bassano lunga ha avuto come membro lunga e da lui sentita con molto piacere come membro del consiglio scientifico del centro studi di Canova, su Canova e il neoclassicismo, ecco, e pregustava di poter rinnovare il piacere di essere proprio in questo luogo e insieme all'Accademia, ma purtroppo non è stato così. Sicuramente Giorgio Cracco nel suo discorso dovrà necessariamente, penso, ecco, interloquire a distanza con lui, anche per le novità che ora pensa di portare, ritornando con il discorso su questa realtà Ezzelino, in questo caso di Giorgio Cracco, che tutti conoscete e che, come dicevo, è docente universitario, storico, storiografo, docente universitario prima a Padova e poi a Torino, con incarichi sempre nel campo storiografico che lo hanno reso particolarmente benemerito, direi, proprio per lo studio delle fonti venete, no? Ricordiamo un'ultima fatica tra Venezia e terraferma per la storia del Veneto, regione del mondo, ma anche la sua ricerca delle fonti storiche relative alla terraferma.
il lavoro dello storico è un lavoro importantissimo, la ricerca delle fonti è soprattutto con l'angolatura, con l'angolazione o come si dice, con la prospettiva, diciamo meglio, che ha sempre perseguito nei suoi studi Giorgio Cracco, quello cioè di accogliere le voci, anche le più modeste, anche le più quelle che permettono di anche le più disparate, diciamo, anche che permettono di ricostruire una storia dal basso. E in questa prospettiva la storia della la ricostruzione della storia della terraferma non poteva prescindere, quando alle altezze cronologiche del 200, da questa figura, quella di Ezzelino da Romano. E noi diamo la parola a Giorgio Cracco, aspettando con ansia le novità che vorrà dirci sull'argomento. Saluto questo pubblico, saluto il mio presidente dell'Accademia, che mi fa questo onore di inaugurare questa seduta. E poi qui a Bassano, dove mi legano, come avete sentito, molti ricordi. Purtroppo per l'età, ero presente al convegno del Ezzeliniano del 1960. Poi abbiamo fatto nel 90 il secondo convegno Ezzeliniano, che è stato un convegnone, non è vero? Quindi ne abbiamo di ricordi qui a Bassano. E poi, come dire, ho anche un ricordo molto speciale che forse farà piacere ai bassanesi, perché qui a Bassano c'era un prete, Don Didimo Mantiero, che era il prete del mio oratorio Valdagno e che mi ha insegnato la teologia nel liceo classico di Valdagno. Quindi lo ricordo anche questo prete un po' speciale, non è vero? Bene. E però devo anche associarmi al ricordo di Mario Pastore Stocchi, dovevamo fare un duetto qui, no? Sognavamo di farlo, ecco. E oggi, come voi sapete, io con lui ero amico fin dall'università, all'Accademia dei Lincei, e facevamo, si può dire, lavoro in coppia fissi, insomma. È stata una perdita come di un fratello. E adesso, oggi visibilmente non è qui, ma magari chi lo sa, è più qui. Un altro ricordo che non deve mancare è quello che riguarda una persona che a Bassano è conosciutissima, in particolare anche dal comune, Gina Pastori. Quante volte sono venuto a trovarla qui? Era una persona veramente eccezionale e voi avete dato il premio della cultura al comune di Bassano. Bene, entriamo subito nel tema, che ha un titolo curioso. Questo è Mistichio di Dante, che mette al centro il Colle di Romano. Parlo quindi di Dante. Sia ben chiaro, io non sono un dantista, come lo era invece Mario Pastore Stocchi, lui sì, per il teatro, l'olumo, linguista, e soprattutto io sono ancora uno che quando parlo con i vostri libri, e visto che possiamo vederci oggi, vedete, questa è l'edizione delle opere, diciamo minori, per modo di dire, di Dante, fatte da Mario Pastore Stocchi. Io non, oggi potrei dire ben poco se non potessi utilizzare una delle opere che sono appunto edite qui in maniera magistrale e anche che riguardano l'identità dell'autore di quest'opera, che è la lettera 13 di Dante. Voi sapete quando si è discusso e si discute, molti la studiano, pensano che sia poco. Allora, io parlo soprattutto anche sull'autorità di Mario Pastore Stocchi ed entro subito nel mio tema. Allora dicevo che io non sono un dantista, allora che cosa sono? E si dice, ah, ma sì, dei pastori, eccetera. No, io non faccio storia, io sono testimone di storia. Anche altri miei colleghi hanno messo questo termine, sono uno storico.
anche molto improprio, no, sono un testimone della storia. E guardate che oggi c'è molta polemica su questo, perché ci sono degli studiosi i quali dicono che possono fare storia dopo l'ultimo testimone. Quando è morto l'ultimo testimone, hanno paura del testimone. Quindi allora devono fare la storia della Shoah dopo che la Segre è mancata. E speriamo che viva ancora, insomma, va bene. Ecco, questo per dire la delicatezza di questo termine, diciamo così, della, che abbiamo detto. Allora, dicevo, io entro direttamente nel tema. Siamo nel 1314-15-16 circa. È molto misteriosa la datazione per Dante, sempre, va bene, ecco. Una cosa è sicura, che in questo tempo, in questi anni, lo sappiamo se due o tre, Dante si è rifugiato a Verona. Si è rifugiato a Verona perché? E perché era perseguitato, era stato esiliato come tutti sanno. Ma c'è qualcosa di nuovo in questo esilio. Nel 1315 Dante viene a sapere una cosa terribile, che era il contrario di quello che voleva sapere. Sperava di essere perdonato dalla sua città. E invece confermano la sua condanna a morte e la estendono ai fiumi. Da allora lui ha capito che sarebbe stato sempre esile, sempre esile. Allora, Dante, come voi sapete, era l'uomo di Firenze, della città di Firenze, molto specificata. Noi siamo in un tempo per cui si può porre la questione: esistevano ancora le città comunali in quegli anni lì, negli anni di Dante? E sì, esistevano materialmente, certo, esistevano. Dante è sempre stato un cittadino e ci teneva a essere un cittadino. Ma ora la città non la vedeva più da anni, ora, 1314-15, e appunto riceve a Verona questa notizia terribile, che lui a Firenze non tornerà più. Allora, noi però dobbiamo anche spendere una parola su quelli che sono gli esiliati di allora. Sono un pochino come, dove dire, gli esuli di oggi, quelli che emigrano, che sono costretti a emigrare. Ma di solito trascuriamo un fatto, che non sono pochi, come oggi non sono pochi gli immigrati che girano per il mondo. Allora erano addirittura un piccolo o forse anche grande esercito, va bene. Allora vuol dire, cosa vuol dire questo? Vuol dire che le città erano una specie di nidi libere. E chi vinceva? Non c'erano le democrazie comunali, come spesso si dice, sbagliato. Dentro la città chi vinceva radeva il suolo, le proprietà di chi aveva perso, e o lo uccideva o questo doveva scappare o lo mandava in esilio. Quindi era un momento particolarmente crudo questo per la storia della città. Voi direte, ma noi siamo nella Marca Gioiosa, Marca Gioiosa, per modo di dire, Marca Gioiosa perché, questa è una bellissima espressione, però io credo che siamo nella Marca Gioiosa perché siamo proprio, come dire, ancora prima degli anni di cui parliamo. Se noi guardiamo ad esempio la cronica di Orlandino, ci rendiamo subito conto che lui dice ci sono quattro grandi famiglie della Marca. E siamo alla domanda, non solo quella, da Camino, da Romano, da Bologna, gli Stensi. Allora, questa è la situazione.
Quindi è una situazione tremendamente, come dire, complessa. Questi grandi personaggi e nel contempo le città. E Dante sarebbe stato dalla parte delle città contro questi grandi personaggi. Bene. In questo momento, in questa situazione che avete già capito che è molto complessa, Dante viene ospite a Verona e diventa amico del magnifico e vittorioso, lo dice qui, nella lettera 13, amico e del magnifico e vittorioso signore Messer Cane Grande della Scala, vicario generale del Santissimo Principato Cesareo nella città di Verona e sul popolo di Vicenza. E si dichiara, fatto importante per la prima volta, fiorentino solo nazione non per i non moribus, cioè solo per i costumi, lui non è più, non si considera più cittadino di Firenze. E guardate che questa è una cosa, rinunciare alla propria città, per cui aveva patito tutta la vita e aveva desiderato tutta la vita la sua città, andare e tornare nel suo ben San Giovanni. Bene. Ora, lui si rivolge a questo vicario generale, principe Cesareo, non lo chiama imperatore, notate bene, perché Rodolfo, che sarebbe stato questo principe, era solo re dei Romani, e gli dedica il paradiso. Adesso lui sente il bisogno di dedicare la terza cantica, sente il bisogno di dedicarla a questo principe, va bene. E allora ripeto, io ritengo che, come diceva Manlio Pastore Stocchi, che questa lettera 13 sia veramente di, come sono le parole di Manlio, di autenticità sostanziale, che introduce qualche dubbio ma ribadisce che è roba di Dante. Del resto, già nella dedica questa lettera ci dice che non è per caso che Can Grande della Scala di Verona sia stato pensato da Dante come vicario dell'imperatore. Era giunto il tempo, e questo lo noto io, segno dei tempi appunto, in cui non un grande feudatario come accadeva in precedenza, bensì un uomo uscito dall'alta borghesia cittadina, come Can Grande, poteva essere in qualche maniera la controfigura dell'imperatore. Ma ora finalmente siamo a questo, non surge molto altro. È inutile che io ripeta questi versi che molti di voi già conosceranno a memoria, ma però è importante dire: si leva un colle e non surge molto altro. Ora, per oltre 7 secoli, questo mistichio forse nessuno l'ha mai considerato, se non perché prova, come pensavo aveva detto Croce, che nella Divina Commedia c'è la poesia ma anche l'antipoesia, no? Come diceva Croce. Si tratta insomma solo di un brutto verso da neanche considerare, diverso sembrerebbe. E del resto, nei commenti che arrivano nelle mani dei nostri ragazzi, delle nostre nipoti, figliole, eccetera, non si trova mai un commento per questa frasetta. Nessuno dice niente, bene, perché non si sapeva che cosa dire. Fin verso degli anni 70, non dello scorso secolo, nessuno l'ha mai preso di petto queste mistichie, in sostanza. Bene. Finché appunto, dicevo, fino verso gli anni 70, un critico del testo molto importante, Ezio Raimondi, bene, si è messo a chiosare questo mistico, è come da chiosato. Ci ha scritto 2 grossi articoli che poi ha rielaborato e pubblicato nel volume edito da Einaudi nel 1970, che si intitola Metafora e Storia. Nel primo contributo c'è l'illustrazione di quello che si chiama l'anti-zelenismo tipico delle fonti letterarie tra 200 e 300. Che ha vari rappresentanti naturalmente, a partire da Sarimbene da Parma, che è il primo, notate bene, a parlare, voi capirete perché faccio questa notazione,
di membrum diaboli et filius iniquitatis. Ed è chiaro dove va a parare. Serino III era morto tragicamente nel 1259, ma veniva risuscitato perché oltre mezzo secolo dopo un altro demonio come lui, cioè Cangrande della Scala, voleva conquistare, oltre a Vicenza, anche Padova. Sicché un letterato di questa città di Padova, Albertino Mussato, non solo lo grida il mondo, viene l'invasore, eccetera, va bene, una frase che è un poema, in latino dice «Ic nempe e cerino illo ferocio», più feroce ancora di quel terribile zelino sarebbe Cangrande della Scala. Non solo si limita a gridare al lupo che arriva, ma scrive anche una tragedia in latino, una tragedia proprio esemplata sulle famose tragedie di Seneca, che sono proprio più bene le tragedie di Seneca, del mondo romano, intitolata Ecerinis, cioè dedicata a Ezzelino da Romano, dove racconta come mai Ezzelino era davvero figlio di Satana. Proprio lo ripetevano. Ecco, cosa racconta in questa Ecerinis Albertino Mussato? Dice che Lucifero in persona era uscito appositamente dall'inferno per procurarsi un figlio speciale che bilanciasse l'altro figlio che aveva il Padre Eterno. Qual era l'altro figlio che aveva il Padre Eterno? Era Francesco d'Assisi. Come? Francesco d'Assisi, il Padre Eterno può contare su Francesco d'Assisi e io chi sono? E io devo contare anch'io su qualcuno che sia l'opposto di Francesco d'Assisi. E quindi voglio un figlio. E voglio che nasca un mio figlio. E allora viene fuori questa storia grottesca, se volete, ma realmente pensata, che Lucifero esce dal profondo dell'inferno, raggiunge qui a Bassano, il colle da Romano, va bene, il colle di Romano, la moglie di Ezzelino II, Adeleita, bene, raggiunge in una notte terribile, naturalmente la tragedia è una tragedia, ecco. E questa donna dormiva accanto a suo marito, placida e pacifica, e improvvisamente viene assalita e violentata da questo personaggio, naturalmente uno strepito terribile, però il marito dormiva sempre, va bene, ecco. E dopodiché, dopo averla violentata, e torna all'inferno. Ecco allora la notizia clamorosa. Ezzelino III si scopriva ora, ma lo faceva scoprire Albertino Mussato con questa tragedia, bene, che era veramente figlio del demonio, non è che si diceva metaforicamente, va bene. E questa notizia, notate bene, anche allora c'era la pubblicità, c'era la gente che chiacchierava, che diceva le notizie, che le spargeva, come oggi Novax, eccetera, va bene. Allora, va bene, questa notizia che Ezzelino era davvero il figlio di Lucifero ha fatto tutto il giro della madre, va bene. E tutti appresero, e sì, è chiaro, un uomo così sì, che poteva che essere il figlio appunto di Lucifero. Allora, oltretutto, i frati mendicanti erano contrari a Ezzelino e non vedevano l'ora di dirlo e praticavano dappertutto. Ecco, loro lo dicevano anche perché nel Vangelo c'è una frase che dice, nel Vangelo di Giovanni, che c'erano i figli del diavolo, ma chi erano? Erano gli ebrei. Diversa, però il figlio del diavolo c'era. Ovviamente questa storia non poteva circolare e giungere anche a Verona, dato che il destinatario era lo stesso Cangrande, il nuovo e ancora più feroce, come abbiamo detto, appunto figlio di Satana. E certo raggiunge anche Dante, che era ospite di Cangrande della Scala. Anzi a Dante qualcuno della corte gli avrà chiesto, tu che sei poeta come lui, cioè con Albertino
Albertino Bussato, va bene, hai niente da dire. Era normale allora la tensione, la gara, come dire, fra poeti. Quindi era una cosa normalissima. Bene, Ezio Raimondi, che ho nominato prima, è stato il primo a sostenere che Dante rispose per le rime, e in modo proprio di dirlo, a Bussato. La prova sarebbe questo verso, o semiverso, del nono canto del Paradiso, e non surge molto alto, che dice lo stesso Raimondi con parole precise, ha tutta l'aria di essere una replica pressa poco ad hominem, cioè proprio rispondo a lui, insomma. E bravo, finalmente Raimondi ha fatto un guadagno critico non da poco, non è vero. Solo che Raimondi non si accontenta di questo guadagno critico, ma va molto oltre. Perché? Due articoli ho detto che ha scritto. Perché si mette a esaltare Albertino Bussato, al quale manifesta tutta la sua ammirazione. Sapete che cosa dice questo notaio libero, solido e austero, che vedi in Ezzelino il simbolo di un pericolo che ancora insidia il comune? Dietro l'ombra di Ezzelino, senza dubbio, si intravedono i volti cupidi, sembra citazione, degli Scaligeri e di Cangarne, naturalmente. Ossia, cosa vuol dire? Che la signoria era lì pronta ad affossare il comune. C'è sempre il problema della dialettica fra comune e signoria. Ma lo sapete, insiste Raimondi, cos'è le Cerimis di Bussato? Non crediate che sia una esercitazione letteraria. È uno dei grandi pamphlet civili del 200. Bussato, insomma, lo scriveva questo pamphlet con l'impegno del cittadino e con la convinzione di poter ritrovare nel testo antico, quello di Seneca, quello della sua tragedia, qualcosa di contemporaneo, di tragicamente esemplare, sempre parole di questo autore, di Raimondi, di scelte tragicamente esemplare per il destino del comune. Insomma, Bussato è presentato da Raimondi come colui che difende la libera città, la città dei borghesi, dei dotti, dei benestanti. Da che cosa la difende? Dall'odio, dalla cupidigia dei signori che sono i veri nemici della città. Questo lo dice Raimondi. E questo perché Bussato chi era? Era un uomo, parole sue, moderno, fedele alla terra veneta e alle mura della sua città. Sentite anche questo discorso, le mura della sua città. Viene quasi da dare ragione a Raimondi. Bravo, ecco, va bene. E finalmente abbiamo capito cosa vuol dire, insomma, questo non surge molto alto, va bene. C'è però un fatto che a questo punto non surge molto alto. Se Bussato è quello che ha detto Raimondi, che cosa diventa? Diventa un mezzo verso che è quasi un piccolo dispetto che Dante fa al suo collega poeta. E che sarebbe più utile a coprirsi le spalle, lui mangiava e saliva le altruiscale, come dice, cioè mangiava la sua mensa in sostanza, va bene, e doveva tenersi a cuore dove andava, se no Dante, bene. Allora lui, insomma, è costretto a difendere la cangata della scala, gliel'hanno detto in tanti, va bene. Bene. Ma allora, un dispetto che, insomma, neanche poteva sfiorare un personaggio importante come Bussato, questo intellettuale civile, perché è lì che va a finire Raimondi, no? Che era anche, come lo chiamano gli studiosi, un proto-umanista, che ci sarebbe
da dire molto su questa storia dell'umanesimo. Insomma, qual è la conseguenza di questa posizione di Raimondi? Dopo aver lavorato così Albertino Mussato e averlo portato in alto, diciamo, come un uomo del futuro, semplicemente, cosa diventava Dante con il suo e non sose molto alto? Che uomo era Dante? Dante diventava una persona vecchia, una persona stanca, forse anche malata, epilettico era, perso dietro tutti i suoi fantasmi importanti, certo, stava scrivendo il Paradiso, ma leggete quel Paradiso, voi lo ricordate, no? Ma cosa c'è nel Paradiso? Paolo, come nella mente, quella mente di Raimondi, ma nel Paradiso c'è Bernardo e Francesco e Domenico e quella vergine, figlia di suo figlio, una bella barba, No, una roba vecchia, una roba da medioevo, una roba che resta là, va bene. Allora, insomma, Dante era l'uomo del passato, non era l'uomo che aveva un futuro. In sostanza era quello che aveva detto anche Carducci, quando aveva detto, sì, bello, importante il Paradiso, è tutta la commedia, però la scritta quando stavano interrompendosi le costruzioni delle cattedrali. Nessuno più. Quando noi parliamo delle cattedrali, pensiamo alle cattedrali medievali. A un certo punto queste cattedrali non si costruiscono più. E Dante cosa fa? Scrive come se continuasse a costruirle. Allora dice, è un grande Dante, ma è il grande del Medioevo che a noi non interessa più. Carducci, attenzione, va bene. Allora, capite che, insomma, era una situazione piuttosto, come dire, compromessa in questa maniera, ecco. Allora, io mi sono chiesto, ma, insomma, è questo il Dante a cui noi ci possiamo, quello di Raimondi, va bene, a cui noi, diciamo così, ci dobbiamo adattare. Ma io non credo, insomma, perché? Ma perché se noi diciamo questo, rinunciamo a capire cos'era Dante in quegli anni lì e neghiamo la possibilità che Dante attraverso gli anni sia cambiato. La sua vita è cambiata, perché prima sperava di tornare a Firenze, adesso non può più tornare a Firenze, va bene? Ma questo cambiamento non è che non abbia riflessi in lui, e io sono andato a cercare qualche riflesso di questo cambiamento per portare acqua alla mia tesi e a dire in sostanza no, questo Raimondi è andato oltre le righe in sostanza. Allora, notate bene, lui stava scrivendo questo in un surge molto alto, è del nono canto del Paradiso. Io vado nei canti successivi, bene? Uno dei canti successivi è proprio, ovviamente, l'undicesimo. Come comincia l'undicesimo? L'undicesimo che tutti voi conoscete a memoria come inizio è quello che comincia: o insensata cura dei mortali, quanto sono difettivi sillogismi quelli che ti fanno in basso batter l'ali, e seguono le denunce chi dietro aiura, chi è da un forismo sensiva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio, eccetera, eccetera. L'ultimo editore, che è un mio caro amico, diciamo insieme, Enrico Malato, bene, fa nell'ultima edizione che lui ha fatto di Dante, e fa il commento, dice che Dante con questi versi rampogna l'ansia dei mortali, testuale, per i falsi beni terreni, e non dice altro. Ma io non sono d'accordo, perché sono uno studioso di altre cose. Malato è un grande dantista, ripeto, ma qui mi sembra che non si renda conto di una cosa. I mortali di cui parla Dante non sono quelli tutti mortali, non sono tutti mortali in genere,
quelli che sono pronti da dietro alle cose di questo mondo, eccetera, ma sono i cittadini, perché solo i cittadini corrono dietro agli iura. Immaginate se i contadini corrono dietro agli iura, cioè al diritto, alle cause, eccetera. E del resto, non a caso, siamo nell'età dello sviluppo del diritto consuetudinario nelle città. Solo i cittadini si trincerano negli anforismi, che sono sentenze o regole. Si accapigliano per diventare sacerdoti. Come? Ci si accapigliava per diventare sacerdoti? Sì, perché era già un uso che l'ufficio comportava un beneficio. E quindi era una maniera per vivere, diventare preti, va bene. Solo i cittadini erano capaci, come dice il verso, di imporsi, cioè regnare per forza o per sofisma, a rubare e a impegnarsi nel civile negozio. Quindi parla solo dei cittadini, non certo dei contadini. E Dante i cittadini li conosceva. Bene, anche lui era stato un cittadino di questi, ma ora li detesta chiaramente, perché ha finalmente capito che disastro era la città. Vedete, e finalmente anche gli studiosi se ne sono accorti. Un altro mio amico, Francesco Bruni, ha scritto un libro, La città divisa da Dante a Guicciardini. Va bene. Allora, l'unica soluzione per sopravvivere qual era? Era, in fretta, il governo di un, come pensava e scriveva lo stesso Tommaso d'Aquino, e come anche Dante comincia a pensare, ecco un altro segno della novità di Dante, e si comincia anche a dare una cronologia al demonarchia di Dante, che non è la monarchia, la stessa governo del termine, capite? E quindi allora, solo per dire che anche Dante era veramente l'uomo che si stava trasformando in quegli anni lì, e quindi lo dobbiamo pensare che si trasformava. E poi, se questo mi permettete di dirmela, l'altra grande novità è che Dante rivela di sé, sempre in quest'epoca veronese, eccetera, rivela di sé che lui è alla ricerca di Dio. Sì, signori miei, è alla ricerca di Dio. Mandava in patria all'inferno, ma lui era alla ricerca di Dio. Più precisamente Dante si professa giovanneo addirittura, e Giovanni dell'Apocalisse, che guarda all'alfa e all'omega, sono citazioni della lettera 13, cioè al principio e alla fine, che è sempre Dio, va bene, perché cosa resta da fare, dice, nihil est, non c'è più niente nella vita se non cercare Dio. Allora, avete capito? Dante si stava trasformando, quindi può essere giudicato come il solito Dante che si perde dietro alla polemica spicciola con Albertino Mussato. Sì. Avrei un'altra cosa molto importante da dire, posso? Sì. Perché vedete, non sono contento neanche di questa idea che non mi basta criticare Raimondi, rimane l'enigma di questo mistichio. E ci pensavo, i vecchi di notte dormono poco. E allora, cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente che noi analizziamo continuamente questo e non surge molto alto e ci dimentichiamo del resto della frase. Cosa dice il resto della frase? In quella parte della terra brava, italica, si leva un colle non surge molto alto, là onde sese già una facella che fece la contrada il grande assalto. Nessuno ha mai spiegato cosa vuol dire questa parola facella. No, si sa che cosa vuol dire, è una piccola face, ci sono anche altri usi nella Divina Commedia, va bene, è qualche cosa che illumina, può essere una cosa enorme come il sole, come la luna, eccetera, ma insomma è sempre un qualcosa. E però Enzelino da Romano
è solo uno che non è uno che illumina con un grande sole, va bene, è uno che è una piccola fiaccola. Perché piccola fiaccola? A me è venuto in mente, ma è venuto in mente un'idea, va bene, che si è proprio legato proprio al non surge mortale. La mia idea è questa. Dante aveva già messo Ezzelino all'inferno, fra coloro che diano nel sangue e nell'averdi piglio, e aveva un pelo nero qua sulla fronte che sembrava una bestia, e doveva restare là. L'inferno era già noto dal 1306 e girava come cantica a parte. Siamo nel 1315 circa, poteva mica annullare l'inferno Dante o correggerlo, va bene. Allora, che cosa fa Dante? La mia idea è questa. Se non era figlio del diavolo, no, perché quello è un punto fermo, che Dante non è figlio del diavolo, scusate, che Ezzelino non è figlio del diavolo, va bene. Restava il fatto che Ezzelino era davvero uno di quelle bestie terribili, selvagge, che hanno fatto delle stragi, come abbiamo detto. E doveva essere lasciato là nell'inferno. Non si può modificare la cosa. Ma il problema non era, quello di Dante mi ha fatto pensare, non era il problema di riscattare Ezzelino dall'inferno e di fingere, anch'io l'ho creduto per un attimo, di quasi di avvicinarlo a Cunizza e quindi in paradiso, bensì di mostrarlo esattamente per quello che era, cioè un malvagio senza limiti. Dimenticate un attimo Raimondi, non c'entra più niente adesso Raimondi, perché solo come malvagio senza limiti, va bene, che gli valeva appunto la condanna all'inferno, Dante poteva assimilarlo a un grande della Bibbia, ben famoso, un altro grande malvagio della Bibbia, cioè a Nabucodonosor, re di Babilonia. E il profeta Daniele trattenne dal massacrare tutti i suoi indovini solo perché non sapevano svelarli, volevano massacrarli, solo perché non sapevano svelarli un sogno che gli aveva scordato. Dice, io ho fatto questo sogno e non lo sono scordato, voi me lo dovete ricordare, e se non lo ricordate vi ammazzo tutti. Bene. Però fra questi indovini c'era Daniele, il libro di Daniele della Bibbia, bene, che lo svelò questo, che indovinò, svelò questo sogno, va bene. E allora Nabucodonosor si inchinò a lui, anche se era un mostro, ma appunto perché Dio ispirò il suo profeta, era Dio che aveva ispirato il suo profeta, e perché compiacesse il re di Babilonia. Il motivo tanto e lo spiega nella lettera 13, perché Dio fa piovere tanto sui giusti quanto sui malvagi, si serve di tutti, anche dei malvagi, per attuare i suoi disegni, e lo fa sapere attraverso i profeti. Avete capito? Ezzelino, un Nabucodonosor del secondo millennio cristiano, fatto cose truci, eccetera. Dante, il nuovo Daniele, che era lì apposta per svelare appunto il volere di Dio. Io penso che questo discorso si può anche chiudere. Grazie molte, professora, professor Crano, per queste suggestioni sempre nuove. Si vede proprio, come posso dire, un itinerario mentis, in questo caso in Dante o in Ezzelino, insomma il continuo pensare su questi argomenti che accresce sfaccettature e interpretazioni al tema. Non abbiamo il tempo per soffermarci subito per dare spazio al dibattito, continuiamo invece con la giornata perché è piuttosto ricca di appuntamenti e il tempo è trascorso. Presento adesso Giovanni Villa, che non ha tanto bisogno di presentazioni per la verità, neanche che Bassano,
dove è stato presente in più di una occasione, è docente di storia dell'arte moderna e di museologia presso l'Università di Bergamo e in questo momento direttore nominato a Palazzo Madama a Torino. Voi lo conoscete come studioso di pittura venta del Rinascimento e uno specialista di tecniche diagnostiche per i beni culturali. Vi ricorderete certo, questo forse la maggior parte, le importanti mostre che ha allestito per le scuderie del Quirinale a partire dal 2005. Cito soltanto quella di Antonello e quella di Giovanni Bellini. A lui diamo la parola, ci accompagnerà. Ecco, siamo passati ad una seconda fase della nostra giornata in cui lasciate alle spalle e alla meditazione con l'interpretazione di questi versi da parte di questo nostro grande studioso ospite, e passiamo invece a considerare, ed è stato fatto abbastanza durante queste celebrazioni dantesche, un cotè più iconografico, diciamo, e che si potrà sostanziare di immagini, certamente di un repertorio di immagini articolatissimo. Ci parlerà Giovanni Villa di Dante, l'immaginario del mito, dalla scultura monumentale al fumetto. Come Paolo VI ha concesso il culto di santi locali da riconoscersi come storicamente esistiti, ma solo nelle regioni in cui sono venerati, così concediamo di buon grado ai tirolesi il ruolo culto di un grande poeta locale. L'unico atteggiamento giusto di fronte a secolari pomi della discordia è considerarli inesistenti, perché irresolubili. Ci auguriamo quindi che il decoroso monumento a Walter sia riportato nella piazza centrale di Bolzano, che reca ancora il suo nome, considerando anche che l'Austria non ha mai rimosso da Trento il monumento a Dante, e nel contempo ci auguriamo che siano allontanate le vicine aquilittorie che in apparenza dovevano esaltare soltanto le gesta di Druso. Questo lo scrive nel 1977 Ladislao Wittner nella Storia della letteratura tedesca e in Audi, cioè il caposaldo della storiografia tedesca in Italia, 1977. Perché è tanto importante questo passaggio? Perché se noi andiamo all'Alte Pinacothek di Berlino ed entriamo in quello che è il capolavoro della museologia ottocentesca, ci troviamo al centro Enrico VI, che viene incoronato a Magonza nel 1186, e accanto a lui vedete, proprio qui sulla destra, Walter von de Vogelweide. Walter von de Vogelweide è considerato il Minnesinger per eccellenza. E dobbiamo pensare che sono questi gli anni 70, 80 dell'Ottocento, in cui la Germania sta effettuando una grande operazione pangermanica sulla lingua. Sostanzialmente i tedeschi studiano la scuola siciliana come origine di una lingua europea, una scuola siciliana voluta e innestata da Federico II, il figlio di Enrico VI, quindi un tedesco, e Walter Vogelweide rappresenta per la cultura germanica l'inizio della lingua e viene significativamente inaugurato il suo monumento il 15 settembre del 1889 a Bolzano. Quest'opera di Heinrich Natter segna immediatamente una cesura violentissima con le spinte redentiste italiane. Siamo in quello che oggi chiamiamo il Sud Tirolo e la reazione di Trento è immediata. Guglielmo Ranzi fa una scelta esplicitamente irredentista nel 1896, cioè quando si inizia a parlare del monumento a Walter Vogelweide, viene scritto questo: Alighieri a Trento. Popoli del Trentino, il tempo delle parole passate, ora devono parlare le opere. Il comitato si rivolge a tutti i trentini, ben sicuri che dimostrando con l'eloquenza dei fatti quanto amino la patria, la lingua, la civiltà che Dio ne ha date, che il divino poeta ha rese immortali.
ai municipi, ai comuni, al clero, alle società, tutti i privati del Trentino e rivolto il nostro invito. Nessuno dimentichi quanti occhi stanno puntati su di noi. Perché occhi d'amici per applaudire la nostra concordia, occhi di nemici per beffarsi delle nostre discordie e trarne partito. Sostanzialmente, grazie all'operazione di Ranzi, viene bandito nel 1891 un bando a cui partecipano 42 artisti da tutta Italia, un bando ampiamente pubblicizzato in tutto il paese. Dovete immaginare che dietro al monumento a Trento di Dante ci saranno qualcosa come 61 consigli comunali del Regno d'Italia a dare i propri fondi, e di questo bando parlerà ad esempio Cesare Battisti, svolgendo tutta una serie di conferenze in Trentino per sollecitare la partecipazione di grandi artisti. Gli artisti che vengono scelti per la finale sono tre: il progetto Conca d'Oro di Ettore Eximenis, un progetto di Giuseppe Grandi, colui che ha eseguito lo straordinario monumento delle Cinque Giornate a Milano, e poi il Ghibellino di Cesare Zocchi. Tra i monumenti invece scartati ci sono opere come queste, in cui avete però perfettamente l'immagine di cosa vuol dire Dante in quel momento. Dante è colui che insegna un'Italia totalmente illetterata la lingua. Dante è il padre dell'Italia che si va faticosamente formando dopo l'unità. Viene scelta tra le opere il monumento proposto dal fiorentino Cesare Zocchi, e questa è la pietra fondante, la pietra che provocatoriamente viene esposta in una Trento austriaca, pietra fondamentale del monumento dei Tridentini a Dante Alighieri, mostrò ciò che poteva la lingua nostra. È quasi una dichiarazione di guerra nei confronti del Tirolo, e ancor più lo è il monumento prescelto. Perché? Perché i Trentini a Dante scelgono di erigere un monumento di 18 metri d'altezza, 13 di base, diviso su tre grandi modelli, una grande macchina emotiva, una macchina emotiva che principia in basso con il Minos, conoscitor della peccata, sale verso Dante e Virgilio che incontrano il Sordello. Vi ricordate molto bene i passi o sonde della tua terra di Virgilio con Sordello, e infine verso in cima Beatrice che ci accoglie in paradiso, e a coronare tutto c'è Dante la cui mano è rivolta verso Bolzano, verso la cultura tedesca che va bloccata, va fermata. Tutto questo viene inaugurato in una giornata piovosissima, come vedete, l'11 ottobre del 1896, ed è una dichiarazione esplicitamente irredentista a cui tutta Italia immediatamente reagisce. Il re Vittorio Emanuele manda la foto del monumento Dante con questa preziosissima cornice. Dal monumento Dante partiranno il primo Giro d'Italia, il monumento a Dante a Trento sarà il protagonista del primo film italiano, perché rappresenta il patriottismo pedagogico italiano. 1911, Milano Film, 54 scene costruite su Doré, Gustave Doré, il padre di ogni immaginario, e il tutto finisce con il monumento di Dante a Trento. Non dimenticate dove è posizionato: davanti alla stazione dei treni e il nuovo ingresso della città ottocentesca. I monumenti a Dante però dove si posizionano? Guardateli, perché sono, abbiamo quello di Verona, quello di Trento, il Sacello inevitabilmente a Ravenna, abbiamo Padova, abbiamo Firenze e poi Mantova. È esattamente la linea di difesa dall'Austria, esattamente la linea di difesa dalla cultura tedesca. E sono monumenti tutti assai meditabondi. Cioè, ogni monumento a Dante ci racconta l'Italia che va nascendo. Enrico Pazzi a Firenze ci mostra il Dante preso nel momento dell'Ai Serva Italia di Dolore Ostello, così come fa Ugo Zannoni a Verona. E anche qui è interessante: il 14 maggio viene inaugurato il meditabondo
Dante di Firenze il 14 maggio 1865 alla presenza del re Vittorio Emanuele. Nella stessa notte, 8 ore prima, intorno alle 2 di mattina, veniva inaugurato il monumento di Dante a Verona per evitare, diciamo così, le ghigliottine austriache. Nello stesso tempo il più grande scultore del secondo ottocento italiano ed europeo, cioè Vincenzo Vera, colui che ha segnato il grande passaggio verso il verismo, la nostra stagione realista, esegue il Dante per Padova, un Dante che non viene significativamente collocato nell'emiciclo del Prato della Valle, ma al di sotto della loggia, con accanto Giotto, e Dante e Giotto rappresentano nella Padova, che è la sede della grande università, della storica università che per 6 secoli ha rappresentato la libertà di ogni pensiero, libera da ogni chiesa, rappresentano i padri protettori. E poi c'è ancora un Dante che è quello che Napoli inaugura nel 1871, il Dante di Tito Angelini, un Dante a cui partecipa alle sottoscrizioni di tutto il centro e sud Italia. È un Dante di cui Luigi Settembrini, il giorno dell'inaugurazione, dirà: questa statua non è Dante, ma è qualcosa più di Dante, e l'Italia che in questo mondo finalmente si va a fare. Dante quindi letto come monumento identitario, come riprese intorno alle celebrazioni di colui che solo attraverso la lingua può fare ciò che non sono riusciti a fare i Savoia, cioè un'Italia unita. Il Dante che nel ventennio diventa protagonista di una storia irrealizzata, vi mostro la zona archeologica di Roma con il progetto della Via dell'Impero, che andava a scassare, come ben sapete, ahimè, tutto quello che erano i fori, e che doveva concludersi con un monumento molto significativo di cui c'è ben poca traccia nella letteratura storica, ahimè, il Danteum. Il Danteum doveva arrivare subito dopo il Vittoriano in piazza Venezia ed era la fisica rappresentazione di inferno, purgatorio e paradiso. Era l'immagine che il regime voleva dare di una nuova Italia. Guardate questo inferno sotterraneo, le colonne che chiudono questo cielo assolutamente opprimente, un purgatorio che inizia ad aprirsi verso la apertura per l'appunto dei cieli, ma soprattutto un paradiso fatto con questo straordinario colonnato di cristallo nel quale potevamo liberamente muoverci. Un progetto, come sapete, irrealizzato, che però per il regime aveva un significato profondo. L'Italia al passaggio tra la prima e la seconda guerra mondiale è un'Italia ancora del tutto illetterata, e quell'Italia illetterata che dopo la seconda guerra mondiale pone un problema significativo a cui risponde Cesare Zavattini. Cesare Zavattini nel 59 scrive una bellissima lettera ad Arrigo Polillo, siamo in seno alla Mondadori, quindi siamo in seno a proprio un patriottismo pedagogico che diventa letteratura di massa. E Cesare Zavattini dice: certo che dobbiamo recuperare Dante come solo collante di una nazione, ma come lo recuperiamo se abbiamo una nazione ancora adesso nel 59 pressoché illetterata? Non dimenticate mai di che cos'è l'Italia di oggi. Sapete bene quali sono le percentuali oggi di analfabetismo di ritorno e ancora le sacche di analfabetismo italiano nel 2021. Pensate che cos'era ancora il 59. E nel 59 Zavattini a un certo punto dice: forse c'è una soluzione. La Divina Commedia, tutte le qualità, deve essere fatta a fumetti, tradotte in fumetti, divulgate in fumetti, comunicando certi suoi valori storici e morali, tipici per noi italiani, senza bisogno di esprimere capillarmente la poesia. Oggi la cosiddetta non arte è diventata del tutto desueta, siamo passati oltre il fumetto, però il fumetto, negli anni 30 e gli anni
Dante, all'inizio degli anni 90 e 900, ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale, e la Divina Commedia è stata, dopo la Bibbia, quanto di più illustrato ci sia stato al mondo a fumetti. Allora, inizia nel 1947 Iacovitti. Iacovitti ci dà la rovina in commedia, grottesco, satirico e dantesco, ci dà solamente, ahimè, queste due tavole, perché poi il tutto non proseguì, ma ci mostra molto bene la rovina dell'Italia che esce dalla guerra a pezzi e che solamente in Dante può trovare una soluzione per ricompattarsi. Ma è soprattutto l'inferno di Topolino. L'inferno di Topolino è qualcosa che viene realizzato grazie alla Walt Disney e alla sua branca italiana, ed esordisce sulle pagine di Topolino il 15 aprile del 1949. È un'operazione, se ci pensate, del tutto eccezionale. Sono Guido Martina e Violetto che mettono in scena l'Inferno di Dante, riscrivendolo in 958 versi in terzine di endecasillabi e dando la prima grande divulgazione al pubblico minuto, il pubblico dei ragazzi nell'Italia del dopoguerra, che concludono tra l'altro la loro storia, come vedete, con un Dante piuttosto irritato con il disegnatore e lo scrittore, ma difesi dai bambini che chiedono perdono e soluzione, e Dante gli darà il loro perdono rispedendoli verso la terra. Questa immagine tornerà poi con Guido Cherchini, che recupererà negli anni Ottanta l'Inferno, questa volta facendolo animare da Paperino, con una serie di immagini in cui vediamo Archimede, il grande scienziato che conduce Paperino in giro per il tutto. Ma nello stesso tempo Topolino si era reso protagonista anche del racconto non solo della commedia, ma di Dante stesso. Cioè Dante diventa Messer Papero con il Ghibellin Fuggiasco, e quindi Paperone che si fa accompagnare da Dante in un'Italia in cui Dante ha smarrito, come vedete, la dritta via e chiede a Paperone come recuperarla. Tutta questa operazione va in parallelo con quanto sta facendo la stampa più o meno ufficiale. Penso che molti di voi ricordino Il Vittorioso, cioè il giornale che mette insieme patriottismo e clericalesimo perfettamente allineati al regime, che ci mostrano il grande Fuggiasco e quindi una lettura politicamente ben orientata rispetto a Dante, così come farà Il Giornalino, invece il giornale delle edizioni paoline negli anni 60 e 70 del Novecento, raccontandoci non solo i tre regni di Dante, ma settimanalmente tutte le grandi figure, qui vi mostro il conte Ugolino, sottolineati, cioè i personaggi della Divina Commedia. Se la Divina Commedia ha mantenuto una sua precisa presenza scolastica, non dovete dimenticare che grazie a queste operazioni. Non dobbiamo dimenticare che la scolastica italiana viene fatta a Torino, intorno a quelli che erano i fratelli Treves e poi la Ute tra sei, che prendono proprio questo modello di base per portarlo in altro linguaggio dentro la scuola. Guido Cherchini inizierà anche un passaggio diverso, e quindi inizia l'ispirazione poetica. Vediamo un personaggio come Geppo che va a recuperare, lui Diavoletto, un Dante che si è trovato a fare il gran salto con l'auto uscendo di strada, e quindi va attraverso questo Diavoletto a seguire l'Inferno, diventando poi il Geppo Inferno 2000, quindi segnandoci una fortuna ultradecennale di questo personaggio. Ma Dante diventa un protagonista a livello assoluto. Qui vi mostro la prima pagina di un giornale illustrato australiano. Il Boris Karloff, Tale of Mystery, esce a Sydney, in questo caso nel giugno del 66, del 69, e ci mostra chi ha realmente provocato il diluvio su Firenze, cioè la grande alluvione di Firenze. Quella alluvione drammatica per noi e da noi vissuta drammaticamente in Australia viene raccontata in questo modo.
un irritatissimo Dante che viene risvegliato dal suo sonno a Ravenna, le sue ossa aperte, e lui a quel punto, incarnandosi, va a gettare Firenze sotto l'acqua per vendicarsi dei secoli precedenti. Però anche qui, attenzione che questo è un immaginario entrato profondamente poi nella Vulgata, tanto che ad esempio Don Bacchi, che forse qualcuno riconoscerà come cantante di un'altra epoca, tagliato fuori dall'industria discografica, disegnerà e scriverà un suo inferno, che è l'inferno della discografia italiana, e nello stesso tempo inizieranno negli anni 70 invece le volgarizzazioni, tra virgolette, di Dante in chiave satirico-ironica. Abbiamo Marcello che dedica 20 anni della sua vita a fare l'inferno, il purgatorio, il paradiso e poi la vita di Dante in strip che partono proprio dal mezzo del cammino di nostra vita e hanno tagli molto rapidi, il taglio della lettura della strip degli anni 80. E quindi vediamo Dante con Virgilio, Virgilio un po' seccato, ci siamo liberati di quel branco di postulanti cercando via più breve per proseguire. Dante che dice: là c'è un'altra anima, chiediamo a lei, anima solitaria, posso farvi una domanda? Anima, anima, perché non risponde? Ma è sordello, e quindi questo dovrebbe aiutarci a recuperare i modelli. Paolo Del Vaglio, anni 80, nel mezzo del cammin, e proprio il Dante statuario che dialoga quotidianamente con una fanciullina che va da lui a fare la sua educazione, non solo sentimentale. A 9 anni la vidi, a 18 me ne innamorai, ero felice, avevo l'amore, cosa mancava un 18enne da allora? E la ragazzina gli dice: beh, il voto. Nello stesso tempo Giorgio Frattini ha messo tutta la nostra politica all'inferno, nella Divina Repubblica, ma si è arrivati fino allo staino dell'Unità, che negli anni 90, quando si facevano le grandi manifestazioni no alla guerra, ci mostra un Dante tornato a casa che trova pellicerie chiuse, gioiellerie chiuse, librerie aperte, butte chiuse, farmacie aperte, le cose futili chiuse, le utili invece aperte. Poi vede che si annulla il debito dei paesi poveri, basta con gli OGM, no alla legge. A quel punto prende un telefonino, chiama Beatrice: forse non ho vissuto in questo tempo, tu non lo crederai, ne so ragione, più non esiste un fiorentin coglione. E quindi sempre questi temi che ci vengono gioiosamente ripresi, fino di nuovo a tornare poi verso i ragazzi. E quindi Kattivik, che è l'equivalente degli anni 90 di quello che abbiamo visto negli anni 60, che ci mette in scena anche egli tutto il nostro povero Dante. E quindi sapete tutti i fumetti con la cappa che andavano tanto in moda negli anni 60 e 70, diventano questo buffo personaggio che incontra un vecchietto smarritosi nella selva oscura. Ecco l'idea che cercavo, Dio buono, lo dicevo, che passeggia per il parco, mi viene l'ispirazione, ci vuol carpe e penne, devo scrivere prima che mi passi di mente. Torna in casa di risposo con inferociti gli altri ospiti che lo cacciano questo maledetto toscano, che si andrà poi a trovare all'inferno, e all'inferno verrà il povero diavolo che dice, sostanzialmente lo destina a diventare il, diciamo così, tormentatore degli studenti svogliati, a cui recita tutta la sua commedia. Nello stesso tempo però Dante è veramente un modello universale, cioè se ci spostiamo dall'Italia negli Stati Uniti e prendiamo il giornaletto che più andava di moda negli anni 70, 80, 90, del Novecento, vediamo come nei Fantastici 4 abbiamo le storie che partono dal mi ritrovai per una selva oscura, l'amarezza simile al morire, o ancora e infine uscimmo a rivedere le stelle. Cioè come dei modelli italiani sono entrati nel linguaggio più ampio, tanto che oggi nella PlayStation, quindi nei giochi elettronici, Dante Inferno è diventato qualcosa di completamente travisato nell'ottica del supereroe contemporaneo, mentre in Italia gli anni 90 e inizio degli anni 2000 hanno segnato un ritorno
agli eroi del Sergio Bonelli con Nathan Never, una storia completamente intrecciata proprio sulla commedia dantesca e sulle sue tartine, che si conclude proprio con il Rivedere le stelle finale di Martin Mister, l'indagatore, il detective dell'impossibile. Vedete il rapporto immediato con Domenico di Michelino, cioè l'allegoria della commedia del 1465, e storie che sono tutte però un po' la travisatura. Prima si citavano i No Vax e i No Green Pass. Devo dire che già questa lettura degli anni 90 e 2000 fatta di Dante un po' ci mette significativamente in crisi, cioè questa è una storia, così come i misteri di Musei. Siamo in un museo, il Museo di Ravenna finanziò circa 15 anni fa tutta una serie di storie ai fumettisti Bonelli legate alla figura di Dante, e in questo caso le Ombre Arcane cosa sono? Dante Alighieri, la setta dei fedeli d'amore, gli accoltellatori di Ravenna, una studentessa curiosa, un eccentrico studioso di storia locale e un oggetto che proviene da un remoto passato, il mistero che lega i musei della provincia di Ravenna. Vediamo una travisatura complessiva della figura di Dante, però nel fumetto ci vengono mostrati anche gli inventari di stampe moderne, quindi come si va a catalogare l'opera d'arte e poi la struttura interna del nostro museo ravennate. Tutto questo ha poi un coronamento. Il coronamento è in un luogo distantissimo da noi, il Giappone. Il Giappone che lavora su un duplice livello. Uno è questo: te ne sei ricordato Dante? Sì. Quando sono stato sconfitto da Dio e scagliato nei ghiacci dell'Himalaya, ho lasciato il mio corpo a Giuda e ho fatto vagare il mio spirito nel tempo, verso il mondo i 2000 anni dopo, per ricominciare la battaglia in un'età in cui gli uomini avessero dimenticato il loro legame con Dio e sono diventato il re demone Dante. Cioè vedete come la cultura giapponese mette insieme la Divina Commedia, la Bibbia, i Vangeli. E Gonagai arriverà poi, colui che ha inventato i robottoni, Goldrake e Mazinga per intenderci, a fare in tre volumi in manga la Divina Commedia. Una Divina Commedia che è tutta debitrice di Gustave Doré. Perché alla fine tutti questi fumetti, a chi hanno guardato? A Doré. Quel Doré che tra il 1861 e il 1868 ci dà le 75 L'astro dell'inferno, le 43 il purgatorio, le 18 per il paradiso. E quindi abbiamo il Caronte di Doré che diventa il Caronte nell'immaginario manga, abbiamo Doré che entra in Lazarus Letter, uno dei fumetti del Sergio Bonelli, entra in Dylan Dog, nello stesso tempo scivola di nuovo, come vedete, verso l'immaginario di manga, tutte le opere di Doré che avevamo visto in Paperino, li vediamo in Storm, un fumetto inglese del 1995, li ritroviamo dentro all'immaginario di illustratori italiani, come in questo momento vedete Milo Manara, e nello stesso tempo, negli anni più recenti, in personaggi come questo. Non è sostanzialmente Doré e il grande immaginario di un riferimento che oggi è passato dal fumetto a un'altra dimensione, cioè la dimensione dell'illustrazione. Se eravamo partiti dal Topolino che ci mostrava l'inferno e quindi si veniva proprio risucchiati nella commedia illustrati da Doré, oggi Doré diventa lo specchio dell'illustrazione contemporanea. In questo caso vi mostro un'illustratrice che si chiama Astrid. Sapete che ci sono stati oltre 12.000 illustratori che hanno raccontato la Divina Commedia, e l'illustrazione sta oggi sbocciando in due diverse linee. Vi mostro le ultime due cose uscite. Questo è un norvegese che ha raccontato ai norvegesi la Divina Commedia con questo taglio. Ora Dante e Virgilio si trovano in un fitto bosco, il secondo giorno del settimo cerchio, vengono tormentati coloro che hanno usato violenza a se stessi, e vediamo Dante che stacca, ahimè, una foglia al povero Pierre della Vigna che sanguina copiosamente, ma anche
anche le bellissime recitazioni di Guasco che ci raccontano come l'Italia oggi abbia riguardato e riletto Dante in modo completamente diverso. In questa rapida carrellata vi siete resi conto, spero, di come i nostri linguaggi, prima quello delle piazze, che era il linguaggio popolare perché era il luogo in cui tutti ci incontravamo, e poi quello più popolare del fumetto, siano stati tra i protagonisti di una costante rilettura dantesca, più o meno travisata, ma necessaria a far rimanere la Divina Commedia uno di quegli elementi saldi della nostra coscienza e della nostra storia, come è stata nei secoli precedenti. Grazie. Giovanni, di questa carrellata veramente calzante attraverso le immagini, tante cose vorrei dire e chiedere, però non è, come dicevo, questo il momento, solo penso che qualcuno immaginerà o penserà agli ascoltatori che forse il modo, il fatto che sia penetrata nelle scuole attraverso il fumetto forse ecco, lascerà qualche domanda da fare sulla questione. Comunque bello questo cerchio che si chiude, e perché ci servirà anche per presentare l'ultimo degli interventi. Adesso passiamo in velocità a Giovanni Mercadella, che ci riporterà invece tra gli archivi, tra i documenti, qual è, data la sua professione, tutta la sua carriera tutta svolta negli archivi, nell'archivio di Stato di Vicenza, l'archivio di cui è stato per tutti i gradi successivi ad essere direttore effettivo, e poi l'archivio di Vicenza come degli Scolati di Bassano, come dipendente da Vicenza, e poi l'archivio di Trento che ha tenuto come direttore reggente. È stato anche docente di archivistica presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di Bolzano, cioè unendo insieme il lavoro sul campo a quello della docenza. È presidente degli Amici degli Archivi di Vicenza e di Bassano e svolge in questa veste un'attività direi effervescente e sempre è piena, aiutata anche dal segretario Franco Scarmoncini. Gli siamo grati, così come siamo grati noi accademici a lui, accademico di Bassano, per l'aiuto che ci ha dato nell'organizzare questa giornata. Giovanni Mercadella ci parlerà Dante, l'immaginario del mito, Dante tra commemorazione e simbolo di unità nazionale, i casi di Bassano del Grappa e di Romano del Zerino, inverando a livello locale quello che ci è stato detto da Giovanni Villa per quanto riguarda il panorama nazionale. Grazie Elisa, grazie a tutti voi. Ringrazio anche per la presenza degli Amici degli Archivi e gli Amici dei Musei, che sono presenti in una bella rappresentanza. Era nostro intendimento appunto creare questo momento di incontro tra Accademia Olimpica e queste associazioni bassanesi che si dedicano alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Io mi occupo di questo, scusate se non mi reggo, metto in piedi, ma non ci arriva il microfono, ve lo assicuro. Mi attengo un pochino al testo, perché così vado un pochino più veloce, altrimenti temo anch'io di perdermi un po'. Allora, 1864, non fu un anno significativo per Bassano, uno di quelli che meritano d'essere proprio segnati sull'albo civico, eppure qualcosa di strano c'era nell'aria, qualcosa di nuovo, anche magari antico, potremmo dire, parafrasando che questi versi che il Pascoli scrisse soltanto qualche anno dopo. Non abbiamo vissuto da bassanesi quei giorni, per metà 800 per poterlo affermare. Bassano, a leggere le cronache del tempo, appariva una città alquanto sonnolenta, un po' snob, restia a farsi cogliere da quell'aria sottile che spirava, anche oggi spirare non era tanto sottile stamattina, no, che spirava allora, un po' strano a dirsi, da sud, e non dalla valle del Brenta come stamattina. Veniva dalle città vicine, cioè da Padova, studiosa, anche da Venezia, irrequieta, insoddisfatta. Bassano ancora si rivestiva dei vessilli asburgici, anzi estensi.
La brigata del Duca di Modena, posta da anni a presidio del Vicentino e dell'imboccatura del canale, che non si sente, che apre il canale, che apre la strada verso Trento, se n'era andata definitivamente soltanto da pochi mesi e aveva lasciato sgombri, palazzi di città, ville, campagne, borghi, conventi, caserme, ma l'odore delle divise militari ancora ristagnava per le strade, insieme a quello dei cavalli che pur erano stati venduti da tempo. Restava lì fastidioso, anche nostalgico per qualcuno, insieme al ricordo delle bandiere ammainate in casa a Bombardini presso il Brenta e delle parate militari che erano state allestite per gli occhi del Duca e della Duchessa Adelgonda presso il Brenta. E appena appunto Adelgonda che era appena scesa dalla Baviera attraverso Trento per l'appunto e il canal di Brenta per dare un triste suo ultimo saluto alla brigata modenese. Erano passati soltanto pochi mesi dal settembre del 63, la data che segnò la fine della brigata estense. Anche il suo leggendario comandante, il generale Saccozzi, si era ritirato, ultimo proprio fra tutti, in una sua dimora da riposo a Mira, sulla riviera del Brenta, ma non prima di avere consegnato con il pianto proprio nel cuore, così dicono i testi, le insegne militari al Duca Francesco V e di aver condiviso con gli ufficiali e la truppa il solenne giuramento di fedeltà alla bandiera asburgica dentro le mura ormai desolate della caserma di Santa Chiara, ancora oggi desolata. C'era tanto da dire, in verità, dalla gente che si ritrovava sotto i portici di Bassano. La crisi era nell'aria, se ne sentiva lo spessore, perché forte era il sentore dello spirito nuovo che sopraggiungeva da un orizzonte non più lontano. Aveva per molti il profumo di una solenne promessa. C'era un'Italia anche per le città e le campagne venete, un regno dal sapore italiano magari non troppo sabaudo, ma nemmeno così tanto asburgico. Una nuova alba anche per i bassanesi, anche se i suoi colori, i colori di quest'alba erano quelli già noti, storicamente già noti, ormai perfino antichi, che avevano unito lacerti di tricolore strappati dalle finestre del 48 e li univano alle rosse camicie garibaldine del 60. Forse sì, c'era qualcosa e le città la cercavano nel ricordo delle loro personalità illustri. E ce l'ha ben detto poco fa, no? Giovanni Villa. La memoria rinfrescata e coltivata in testimonianze visibili e celebrate avrebbe restituito storici emblemi e miti. Erano blasoni, erano poeti, magari immagini di poeti, di artisti, scienziati. E vi era sicuramente in ciò uno spirito particolaristico, da cui peraltro le città italiane, perfino i borghi, possiamo dire, mai avevano saputo liberarsi. Ma c'era insieme anche l'idea che quello poteva essere il modo di costruire e coltivare sentimenti comuni di orgoglio nazionale, valori di unità, valori di fratellanza. La figura di Dante, poeta sopra ogni altro, sembrava dare la motivazione voluta, la forza aggregatrice, perché in lui si celebrava il poeta sommo, che ha gran parte della storia d'Italia, come scriveva Cesare Balbo, ossia della storia di tutta una nazione. E nella sua figura ci stava la nostra fede religiosa e politica, la filosofia, la nostra storia, come rilevava Carducci. Possiamo aggiungere anche la lingua, la fede cattolica, cristiana cattolica. Ecco, una cortina di iniziative andava costellando allora la nostra regione tra il 64 e il 65, vi si impegnavano un po' tutti approfittando della ricorrenza del sesto centenario della nascita del poeta. Era l'occasione appunto per far emergere il mito, per celebrare il suo valore simbolico, ma con prospettiva intrisa, questa volta di un'evidente forza politica ben diversa da quella del particolarismo cittadino, più forte, più coinvolgente,
e Dante si affermava come il segno dei tempi, che superava il limite locale e diventava l'emblema di una nazione. Nessuna città rinunciò, se solo poteva accampare un motivo plausibile. Nessuna rinunciò a partecipare alla celebrazione centenaria. Si mossero immediatamente, abbiamo sentito, Padova, Verona, con monumenti insigni. Poco più in là del Mincio ci provò anche Mantova, che avrebbe voluto dedicare una specie di pantheon ai suoi poeti Virgilio e Sordello, insieme a quel Dante nazionale, ma ne ebbe il veto del governo austriaco. Con Busti e Steli si presentarono Vicenza, Udine, Treviso, Belluno, Venezia, perfino Trento e Gorizia, nonostante la mano forte asburgica che gravava sui loro territori. E ancora Riva, Chioggia, Rovigo, Feltre, con medaglioni commemorativi. La linea di difesa, l'immagine della, mi ha colpito. Lo fece anche Bassano, che aveva risposto molto tiepidamente all'invito della congregazione municipale di Padova di partecipare alla sottoscrizione bandita per l'erezione dei monumenti a Dante e Giotto. Sotto le arcate, sappiamo, della loggia Murea, come ci è stato detto, no? E tepidamente pure a partecipare al bando dell'Ateneo Veneto per una illustrazione dei codici manoscritti danteschi conservati a Venezia. Non ci fu convinzione a Bassano su queste proposte esterne, che erano dirette in particolare alla sensibilità proprio dell'amministrazione cittadina. Non ci fu adesione da parte del Consiglio. Ci si limitò in entrambi i casi a raccogliere le partecipazioni di alcuni componenti, soltanto 7, tra cui i nobili Compostella, 2 fratelli, ben presenti in amministrazione, Vanzo Giustiniano, il dottor Andrea Navarrini, il commerciante Nicolò Novoletto. Alla chiusura dell'operazione si aggiunse il dottor Girolamo Stecchini, che sanò, assumendosene il carico, l'imbarazzante situazione originata dall'inatteso rifiuto dell'abate Ferrazzi, che tutti davano per certo lui proprio dantista. Ma a novembre di quell'anno 1864 fu la congregazione bassanese, guidata proprio dal dottor Francesco Compostella, podestà cittadino, e costituita da Federico Remondini, dal dottor Girolamo Stecchini, dal conte Tiberio Roberti, dall'alto Compostella, il nobile Baltasare, a presentare una ponderata osservazione al Consiglio Comunale, il testo quindi. Nella prossima ricorrenza del 600° anniversario della nascita di Dante Alighieri, si legge in atti d'archivio, non solo Firenze, sua patria, ma altresì molte altre città d'Italia avevano deliberato di onorare la memoria in maniera più o meno splendida e corrispondente alle diverse loro condizioni. Aggiungevano, dovendo peraltro riconoscere appunto il perdurare dell'appartenenza della città e della regione tutta alla dominazione austriaca, aggiungevano l'osservazione, che appare in verità come un auspicio, ecco, che l'imperiale regio governo non avrebbe negato il consenso al fatto che anche in questa parte d'Italia si onorasse, citato, convenevolmente in così solenne occasione il vero padre dell'Italica favella. Si vedrà nel seguito invece che la fiduciosa loro aspettativa avrebbe incontrato difficoltà sul piano della convenienza politica. All'osservazione, la congregazione municipale fece seguire la proposta. Verrebbe in pensiero di far murare in una delle sale del civico museo un medaglione in marmo con adattata epigrafe e con l'effigie in rilievo dell'altissimo poeta. Ne indicava pure l'autore, nel parente nostro scultore Domenico Passarini, che in quel tempo teneva bottega a Venezia. Chiedeva la convalida del Consiglio e l'assegnazione in bilancio per l'esercizio successivo, che era il 1865 dunque, della somma di fiorini 160.
La proposta sta in un fascicoletto dell'archivio storico del Comune di Bassano ed è ripresa nei verbali della congregazione municipale. Si accompagna al testo di una lettera con cui per tempo, in verità, visto che si data nel precedente ottobre, il podestà scrive allo scultore per richiedere la sua disponibilità ad esibire l'opera e anche averne pure il preventivo di costo. Parla di un medaglione in marmo di Carrara o di Oliero che deve riportare il ritratto del poeta preso di profilo, contornato dall'epigrafe di cui già suggerisce il testo molto stringato ed essenziale. A Dante Alighieri nel suo centenario, punto, Bassano 1865. Vi riporta pure la traccia, configurazione a penna. Il Consiglio deliberò nella mattinata del 16 novembre, riunito per solito alla sala del Palazzo Civico, eccetera, la presenza del delegato provinciale, il cavaliere Giovan Battista Ceschi a Santa Croce, imperiale Reggio Ciambellano, cavaliere Gerosolimitano e giù tutta una lunga spilza di titoli, oltre che tenutario della carica di massimo rappresentante del governo austriaco in provincia di Vicenza. La sua era una presenza importante in un giorno e una adunanza che lo erano pure parimenti importanti. Il Consiglio doveva prendere posizione su di un argomento caldo. Era pur vero che il tondo in questione veniva destinato ad una sala del civico museo e non alla piazza. Strana, non è vero appunto questa collocazione. La sala di un ambiente che, seppur di pubblica frequentazione, mai avrebbe potuto offrire occasioni alla coscienza dei bassanesi come la piazza della Signoria o quella del mercato, odora proprio di convenienza politica. Ma la questione riguardava tante persone, consiglieri, cittadini, istituzioni, presenze ecclesiastiche. Era ancora vivissima la memoria della chiesa di San Francesco, gremitissima di gente per la messa di suffragio nel trigesimo della morte dell'anima dell'arciduca Massimiliano d'Austria, d'Austria Este, che era zio del granduca di Modena e perciò ben legato alla brigata estense e alla stessa Bassano. La concelebrarono il cappellano maggiore della brigata e i preti bassanesi, tutti, c'erano tutti, i militari stanziati in città, ufficiali, truppa, ma c'era pure tanta parte delle famiglie notabili bassanesi e non mancherò di certo l'apprezzamento né del Duca né di tutto il governo. Ebbene, il Consiglio deliberò quella mattina, presenti da principio 30 consiglieri, tra i sopraggiunti e altri che trovarono il modo di assentarsi al momento del voto, la presenza si ridusse a 29. La parte che il podestà propose, arricchendola anche con alcune osservazioni verbali, ottenne al fine 19 voti favorevoli e 10 contrari. Non fu evidentemente una decisione largamente condivisa, ma il medaglione fu approvato e anche Bassano poté avere il suo segno d'onoranza alla memoria del poeta nazionale, con essenziali parole in epigrafe e chiusa dentro una sala, ma la ebbe. Al podestà Compostella, alla congregazione municipale, competeva la sua realizzazione e le difficoltà non erano ancora destinate ad esaurirsi. Occorreva ottenere l'autorizzazione della congregazione provinciale. Alla spesa si trattava di soli 160 fiorini, una somma a dir poco di scarso rilievo ai fini del bilancio e per di più portata a previsione nell'esercizio successivo del 65. Alla lettera della municipalità bassanese inoltrata a Vicenza il 1 dicembre di quell'anno 64 rispose a distanza di 10 giorni l'organo provinciale. Rispose l'organo provinciale che, pur ravvisando meritevole di encomio il divisamento di onorare la memoria del sommo Dante, negò l'approvazione della spesa, riscontrando che per essa non si denotavano motivazioni di assoluta necessità e di urgenza. Verità.
era l'esigenza di cogliere l'occasione centenaria a stare alla base della proposta, che non invocava alcuna condizione d'urgenza e neppure di assoluta necessità. All'organo provinciale saltarono agli occhi termini come patrio museo, divin poeta, sufficienti a sollevare una questione problematica in capo a una podesteria già in odore di sospetto. Ciò costrinse la congregazione a ricorrere indispettita proprio all'organo superiore in Venezia e lo fece con atto del 6 agosto del 65, opera già finita ormai, applaudendo in esso tutti i precedenti. Così si espressero il podestà Compostela e l'assessore Roberti a nome di tutta la congregazione. Lo esaminare, se un aggravio, quello di bilancio si intende, tenue, ma perpetuo e durevole, a lungo dell'opera si intende, no, sia reclamato da urgente necessità e senza dubbio cosa prudente e doverosa, ma che al consiglio di una non ignobile città si ricusi il permesso di spendere soli 160 fiorini per una volta tanto e per uno scopo meritevole del conio, offende troppo quella discreta libertà d'amministrazione economica che la sapienza del governo intende lasciare ai comuni. Beh, non occorrevano altre parole. In quell'atto c'era tutta la consapevolezza dell'influenza politica sull'ingiusto provvedimento e Bassano la rimandava al mittente. Il medaglione fu realizzato, opera del nostro Passarini, esposto nel nostro civico museo, ed è ancora qui, in quel medesimo tempo in cui si celebrava il centenario della nascita di Dante, comparivano i monumenti delle piazze, delle città d'Italia, le epigrafi sui muri di importanti edifici. Poi venne l'annessione del Veneto al Regno d'Italia appena un anno dopo e non esaurì quel movimento, il problema si spostava, altri irredentismi e li abbiamo sentiti poco fa. Passo oltre. Allora, in quella parte della terra brava, diceva Italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non sorge molto alto, là onde scese già una facella, che fece alla contrada grande assai. Ed erano ormai 1914, quando il comitato bassanese della società Dante Alighieri volle celebrare il sommo poeta, dedicandogli un monumento su quel colle di Romano, De Zelino, aveva già la dedicazione De Zelino, la data, che egli aveva evocato in sei versi del canto nono del Paradiso, versi che aveva messo sulla bocca a Punizza da Romano, sorella, appunto di Zelino III, la fiaccola di Facella che incendiò tutto il Bassanese e la Marca Trevigiana pure nella prima metà del 1200. L'immagine del poeta fu plasmata da Guido Bortolotto, la fusione in bronzo uscì dalle officine bassanesi di Giovanni Colbacchini. Il conte Gianoberto Gulinelli, che aveva gran palazzo a Ferrara e amor per la campagna, tutta quella veneta pure, offrì i conci tratti dalle cave di pietra di Romano e la lastra di Barettino della lapide. La famiglia Gobbi di Bassano e i fratelli Andolfatto di Romano, questi, recinsero la costruzione con sobria balaustra. I cittadini di Romano e Bassano offrirono le piante italiche che dovevano incorniciarla, in particolare un pino strappato dalla pinetta di classe. L'arciprete di Romano, Ferrazzi, consentì la posa nei fondi parrocchiali, quasi in vetta al colle. C'era in aria ancora uno spirito risorgimentale che fomentava amori di patria e di riscatto. Il sindaco di Romano, Pietro Stecchini, ricevette in consegna il monumento dal presidente del comitato bassanese della società, Guglielmo Gobbi, il 21 aprile del 1914 con atto notarile, durante una festosa e solenne cerimonia che si tenne lì sul colle. Vi parteciparono migliaia di persone da Romano, Bassano e altri paesi di queste colline. Il poeta Giovanni Vaccari vi dedicò un coro lirico che fu musicato dal maestro Alfeo Puglia ed eseguito durante la cerimonia. Era dunque quel 21 aprile 1914. Sul colle di Romano
Per iniziativa della società Dante Alighieri si compiva, qui sono testi tratti dal bollettino del Museo, si compiva una cerimonia la cui eco si librava oltre i ristretti confini della nostra città. Bassano e i paesi pedemontani che dalla sinistra riva del Brenta spingono i loro colli lieti d'ulivi e di vigne nella verde pianura della Marca Trevigiana inauguravano sullo storico colle un monumento evocante le terzine con le quali il divino poeta nel canto di Puglizza mirabilmente disegna la terra che fu brava. Sono parole, appunto, queste piene di enfasi, anche di retorica, qui non siamo abituati, ecco, magari. Chi fu a Romano in quella radiosa mattina di primavera converrà che la festa trascese il ritmo consueto delle tante inaugurazioni che si susseguono rassomigliandosi in modo esasperante. Era dunque diversa quella cerimonia, aveva un sapore fresco come di una cosa nuova, anche se pregna di ben noto patriottismo. E non poteva mancare quel sentimento in anni in cui si stava per entrare nella Grande Guerra, che fu la prima appunto mondiale, ma anche l'ultima forse dello spirito risorgimentale, quella che ci doveva restituire Trento e Trieste, ma era la celebrazione di Dante a renderla diversa, come pure quel posto particolare, un colle di cui il poeta aveva forse sentito parlare negli incontri fiorentini di Casa Cavalcanti o che chissà aveva anche visitato durante i suoi soggiorni prolungati in terra veneta, Puglizza. Quella donna aveva colpito l'immaginazione di tutti da giovane nel primo 200. Oggi diremmo che avrebbe riempito le riviste d'attualità per la sua fuga amorosa col poeta Sordello, per i numerosi matrimoni e amanti che la rendevano particolare. Quella donna che, con gesto inatteso, anche se non unico però, aveva liberato tutti i suoi servitori da ogni vincolo feudale e si era fatta moderna, nuova, fino a colpire lo stesso Dante che nel canto nono del Paradiso le dedica una grandissima attenzione e ne fa l'arbitro e il testimone delle gravi vicende politiche della Marca Trevigiana. Torno al testo del bollettino. Bassano, Romano, Pove, Solagna, Mussolente, Liedolo, quella mattina si vuotarono dei loro abitanti, tacquero le officine, riposarono gli aratri e quanti uno stretto dovere non tratteneva fra le domestiche pareti, trassero in folla sul colle celiniano. Autorità, presidio, scuole, collegi, società patriottiche e sportive formarono un lunghissimo corteo, lieto di suoni, di canti, di giovinezza traboccante, lumeggiato dai colori delle bandiere, preceduto, accompagnato e seguito dalla folla, per rendere onore al padre della lingua nostra. E fu veramente tanta la gente che salì sul colle quel giorno. Le foto dell'epoca rivelano una folla di migliaia di persone riunite davanti a questo monumento, sotto la torre, simbolo di quel genius loci. E ci fu pure il breve discorso introduttivo del dottor Gobbi, presidente del comitato bassanese. Noi sentivo forte il dovere di porre qui un segno a ricordanza del grande poeta. E poi ancora, Dante, cerco di chiudere. Proprio lui, il sommo poeta, non poté non percepire la verità ancora viva nelle città, nelle corti, in quel periodo, diciamo, che lui stesso frequentò, una verità che politicamente rompeva con tutto il passato feudale e dava l'input ad un'epoca storica di assoluta contraddizione e di prospettiva, anche se aveva collocato Ezzelino, e qui mi aggancio a quanto detto dal professor Cracco, nel più profondo dell'inferno, condannandolo, lui come tanti altri, per la violenza del periodo dei metodi e facendolo nervosamente ribelle, solitario, uomo del pel così nero, perché storicamente è incompreso. Egli anticipava le conclusioni future e gli aspetti culturalmente e politicamente nuovi, recuperando nell'immagine una facella, e il giudizio storico attraverso le parole di una straordinariamente paradisiaca Puglizza. Beh, io posso anche fermarmi qui, trascuro le ultime considerazioni, ma credo che il succo del mio intervento possa anche... ci fu ancora un lungo discorso evocativo del professor Secretan, carichissimo di enfasi retorica.
egli non mancò di chiedersi, parlando di Dante, ma fu egli mai qui, il poeta, su questo colle? Si scoprì allora il monumento, calando dall'alto il telo che lo nascondeva, e il conservatore dei monumenti della Venezia, che era Max Onagro, arrivò a tratteggiare. Ungaro, ma appunto orientato, appunto io sono rimasto così sconcertato da questo nome che doveva essere Ungaro. Un'inversione, arrivò a tratteggiare una presentazione efficace del luogo sull'utero del castello Celiniano, eccetera, che è un breve tratto della cinta e che è rimasto ancora, gli scavi archeologici l'hanno dimostrato, purtroppo c'è un cimitero che vieta di allargare, diciamo, quest'area di analisi, no? Ecco, doveva innestarsi lì la marmorea cornice della lapide, in alto, quale votiva icona, l'immagine del fiero ghibellino, Dante stesso dunque, quel ghibellino foscoliano, di fianco quasi a vegliarla un pino strappato dalla pinetta di classe, sul rudere i gigli di Firenze, sullo sfondo allori, pini, abeti, le piante italiche. Ecco, il giglio di Firenze non lo si trova più. Qualcuno o qualcosa l'avrà strappato. Non c'è più neppure l'antico pino proveniente dalla pinetta di classe, chissà. Qualcuno non l'avrà riconosciuto. Anche le nostre piante italiche sono confuse. Un senso di rispetto e di amore c'è stato chi, in epoca successiva, le ha simbolicamente riassunte e rappresentate in due tralci in bronzo di quercia e di alloro, apposti sotto l'effigie di Dante, quasi per dirgli, beh, non cercarle altrove, cercale qui, sotto di te, ecco, quindi. Singolarmente particolare di annuncio, ha collegato, ben collegato alla chiusura dell'intervento di Giovanni Villa, l'illustrazione, questo cerchio del discorso di Giovanni Villa che si chiudeva. Avremo qui l'esempio vivente, proprio comunque inedito come opera, vivente come autore, di una illustrazione dell'inferno, delle 34 tavole, dei 34 canti dell'inferno, fatta da chi? Realizzata da chi? Da Giovanni Segato, e forse voi, da Giuseppe Segato, scusate, sono sempre Giovanni, perché ce ne sono troppi a questo tavolo, e che poi forse voi ricorderete perché è stato un primario della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale civile di Vicenza dal 1968, e ha eseguito e poi anche ha avuto una libera docenza nel settore delle sue di sua competenza, e ha organizzato e iniziato presso quello stesso ospedale la chirurgia vascolare e quella toracica, quindi veramente ha pensato alla nostra salute e ha eseguito più di 25.000 interventi, selezione ed urgenza, la maggior parte dei quali di alta chirurgia. Questa felicità di mano, diciamo, che sarà giovata a molti, campo della salute, l'ha dedicata, una volta finito il suo lavoro, al campo dell'arte, scolpisce in vari materiali e disegna queste tavole che ci verranno mostrate, ecco, a me hanno, e a chi le ha viste, hanno suscitato un forte interesse e consenso, sono curiose e godibili, ci presento un Dante che vive questa sua, avventura con uno sguardo stupito, mosso nel canto di Paolo e Francesca, ma al seguito di questo, di Virgilio, un ectoplasma, e naturalmente allude al suo carattere di spirito. C'è un sottotitolo, Le avventure di Alighiero Durante, detto Dante, e questo è il titolo. Un sottotitolo è More, geometrico dimostrata. E
ecco, questo volevo che lo spiegasse direttamente lui, però vorrei far precedere la cosa dalla visione di questo suo lavoro. Se ci sarà tempo daremo anche questa spiegazione, se no lo faremo ma magari all'ora di colazione. Cosa molto importante, la proiezione di queste tavole sarà accompagnata da musiche all'organo, e all'organo sarà presente e con accompagnamento anche di voci, e all'organo sarà una persona che non ha bisogno di essere presentata, credo, che è Margherita Dalla Vecchia, che è un organista, una clavicembalista, un direttore di cappella che si distingue per l'attività interpretativa di promozione, di formazione, che affronta con entusiasmo nei campi che le sono propri. Attualmente insegna al Conservatorio di Verona, ecco, però accompagna questa sua attività di docenza con grande presenza appunto concertistica, e una persona trascinante, ecco. Direi di dare corso, vuoi dire? Questa è la presenza di Margherita Dalla Vecchia e il trasporto del relativo strumento, che non è stato cosa facile, è un gentile omaggio di Giuseppe Segato, a cui, ecco, va la nostra riconoscenza. Buongiorno a tutti, allora lasciamo parola alle immagini che saranno accompagnate per aumentarne le emozioni, direi, e sottolinearne i passaggi. Ecco, intanto io posso commentare, mi piace mai commentare. Come diremo anche i ragazzi che presteranno la loro voce, che nella giornata domenicale sono venuti qui appositamente, e anche loro ringraziamo. Grazie.
Thank you.
Diamo da te adesso un commento. Come ti è venuta questa brillantissima idea? Adesso si parla di te. Quali problemi hai incontrato e qual è stata, diciamo, la fantasia che ti è venuta? Tu sai che io sono la classe di scienze. Esatto. Non ci tengo anch'io. Quindi sto pensando di fare in modo geometrico. Questo mi ha permesso di fare una serie di figure sempre diverse, perché scrivendo in poligoni via via diversi, dei poligoni regolari, dei poligoni completamente irregolari, le figure sono diventate diverse. Poi non è che ho troppo di difficoltà, perché queste cose sono cose che faccio per divertirmi. Quella mattina mi viene in mente di fare una cosa, la faccio. Ecco, tu sei un esempio in cui si confluisce scienza e cultura. Devo dire, sei un esempio straordinario. E ho e da sempre che ma sei stato anche un grande il chirurgo è un lavoro in cui si muove le mani. Io ho continuato a muovere le mani. Sì, perché devo dire che non sei nuovo all'illustrazione e al fumetto, è proprio il tema dantesco. Forse l'abbiamo parlato insieme una volta e è andata la cosa. Che io per anni leggevo la Divina Commedia con l'uomo, leggevo la Divina Commedia con il suo prefetto e quando finivo riprendevo a rileggere. Perché mi pareva come un vizio di dover prendere ogni giorno qualcosa di là. Sono un vecchio miracolo. E si vede questa lunga gestazione, questa cosa che poi è affiorata a livello di grafico e compositivo. Benissimo, adesso il tempo incalza perché noi siamo stati degli ospiti forse poco gentili, però abbiamo... Ah, scusami. E il merito è al 50% mio, perché il 50% non le fanno la verità. Hai voluto combinare insieme segno e segno musicale. Benissimo, niente, siamo ospiti e la direttrice, la dottoressa Guidi, gentilmente ci ha promesso una visita alla mostra che sarà necessariamente molto rapida perché abbiamo usato mezz'ora del nostro tempo e quindi non vorremmo rubarne di più a lei. Sì, io credo che dobbiamo chiudere questa seduta. Il signor sindaco non è qui perché ha avuto degli impegni, parlo anche a suo nome, credo che sia stata una giornata di grandissimo successo veramente, ma diciamo calorosa e dipinta, è una cosa straordinaria, una combinazione, io devo dire che sono assolutamente fiero di questo e sorpreso. Grazie a tutti voi di essere stati e grazie soprattutto ai relatori che hanno fatto delle cose super.